Cantiere lavori in centro, a Vico Tendardo, partiti quelli per la risistemazione dei San Pietrini. Beh sì, l'avevamo detto, purtroppo ci sono stati dei ritardi anche perché dovuti al fatto che da una verifica c'erano degli avvallamenti, quindi abbiamo sentito la Ruzzoletti che poi ha provveduto a sostituire, a fare una nuova linea della rete fognante, quindi era l'occasione per sistemare tutto e una volta così rifatta tutta la pavimentazione, insomma viene un bel lavoro, ridiamo sicurezza e bellezza a quella via. Tempi. Beh, adesso stanno già lavorando, hanno ripreso da una settimana i lavori, speriamo che il tempo, il buon tempo ci aiuti, insomma, io penso che nei 15-20 giorni, dipende poi loro per fare la pavimentazione, dovranno sempre ditte subappaltare a ditte specializzate per fare il San Pietrino, però ecco, i lavori stanno andando avanti, quindi speriamo nel più tempo possibile possano arrivare a termine. Lavori che partono, che devono partire, sono quelli relativi alla pavimentazione di via Sant'Antonio invece. Sì, anche lì c'è stato un affidamento, un importo importante, circa 135 mila euro per sistemazione di via Sant'Antonio, dove c'è una situazione, diciamo, di degrado della pavimentazione, sicuramente anche in termini di sicurezza preoccupante, quindi speriamo che possano partire al più presto, perché è stato già fatto l'affidamento e quindi anche lì verrà sistemato. Oltre a quello stiamo in corso l'affidamento per i lavori di Vieco delle Rose, anche lì c'è una situazione di degrado e di insicurezza di quel tratto di strada, è una via storica del centro di Teramo e quindi cerchiamo di verrà fatto un buon lavoro. Anche lì è stato previsto un importo abbastanza importante, Quanto? circa 53 mila euro.